Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto tempo faccio un video. Questo, diciamo, è un annuncio che riguarda che mi sono comprato il PC nuovo, un HP Pavilion DV6 con il 4 RAM di Giga. Vabbè, non mi interessa, processore i7, non mi ricordo quanti gigabyte, ora mi pare 2. Non ne sono sicuro. Vabbè, penso 2 GB, parecchio potente, il disco rigido di 600 GB, e vediamo come va il Project 64 con cioè con Camtasia acceso. Mi ricordo che col vecchio computer andava lentissimo. Vediamo quanti, e va al massimo con Camtasia. Però vediamo poi quando compariranno. Questo è Castlevania. Forse è il mio prossimo let's play, anche se devo ancora rifletterci perché, insomma, è un po' complicato. Anche perché sarebbe la prima volta che ci gioco sul serio. Vediamo. Cioè, c'ho Camtasia acceso, emulatore Project 64, che diciamo è, cioè, occupa parecchia RAM. Guardate, va veramente perfettamente, va. Guardate. Eccezionale, con Camtasia. Guarda, io sono andato a sbattere contro un albero. Sacca. Vediamo se. Vabbè. Forse questo è il nuovo let's play che farò. Castlevania per Nintendo 64. Olè. Solo che ci devo prendere un po' la mano. Guardate, cammina lentissimo, quando salta, boom, diventa Andrew Wow. Qua te che lì scivolata. Non ho mai provato a farlo. No, non c'ho niente da lanciare. Vabbè, direi che è ottimo. Guardate. Poi ho visto anche un altro giochino per Game Boy Advance. Che non è male. Allora, si chiama Simpsons Road Rage. Forse uno dei pochi oltre a. Scusate, mi chiamano. Scusate, una chiamata. E quindi questo gioco è abbastanza bello. C'è anche in italiano. Ora non ho le cuffiette, quindi si sentirà l'eco. E io l'ho trovato abbastanza carino come gioco, è un misto diciamo tra Mario Kart e GTA. Qua ci stanno delle missioni dove, che ne so, raccogliete tutti i cosi come in GTA. Road Rage invece sarebbe la gara che voi dovete completare un tracciato in un certo momento di tempo. Potete scegliere Lisa, Bart o Homer o il nonno. Io scelgo Bart. E qua potete scegliere lo scenario. Mettiamo strada di campagna. No. Alcuni si potranno sbloccare andando avanti con le missioni. Boh, qua vedete non mi ci fa andare. Possiamo andare solo ad Evergreen Terrace perché gli altri sono bloccati. Ok, là a destra ci sta la mappa. Io ora non sono molto bravo con i comandi. La derapata va fatta, non è automatica. La derapata va fatta con non mi ricordo quale tasto perché sto giocando con i tasti con la tastiera. Diciamo, io lo trovo un gioco abbastanza carino. Poi posso schiantare tutti via. Cioè, è abbastanza carino. Comunque questo computer è davvero una bestia. Ecco, abbiamo mandato a fanculo pure l'ambulanza. Oddio. Oddio. Che cattivo gli ha preso? Vabbè, comunque è un po' complicato per ora. Comunque io volevo dire, possiamo vedere le capacità di questo PC anche dal fatto che mi ricordo l'altro PC, che era comunque un PC buono, mi pare 4 GB di RAM comunque pure quello. Ma cioè non andava veloce. Non
con Camtasia acceso Project 64. Poi vabbè, aveva anche lo schermo condiviso con Skype. Però vabbè, proviamo qualcos'altro, non lo so. Ah, poi ho deciso di non fare più coso. Oddio. Il Duke Nukem 64, perché davvero con la tastiera è un caos totale. Poi volevo anche ringraziare i miei 300, 331, se non sbaglio, iscritti. Per ora non farò nuovi let's play finché non prenderò il mouse, perché senza mouse, cioè giocare per esempio a BioShock senza mouse è una pazzia. Pazzia veramente, più di quello di giocare con la tastiera di Duke Nukem, quindi. Poi presto arriveranno anche nuovi video su Banana Riders, il mio secondo canale, insieme a FabioC97 e Mr. Cristo. E quindi niente, che devo dire? Inizieranno nuovi video anche là. E basta, direi. E boh, non so cos'altro dire. Questo computer è una bestia, non ho altro da dire. Non ho altro da dire. E boh, presto arriveranno nuovi video. Bye bye.